Il porto di Gioia Tauro è una realtà fondamentale per il sistema paese, quindi per poter funzionare non deve essere visto soltanto come un'occasione di collegamento attraverso il modo marittimo verso altri porti, ma dobbiamo favorire sempre più la possibilità dei collegamenti via terra per la politica del Southern Range, cioè vale a dire la possibilità di rifornire a partire dal sud le merci per tutto il resto dell'Italia, ma non solo. Questo vuol dire utilizzare i corridoi sia ferroviari che autostradali esistenti, che però vanno ovviamente potenziati, migliorati per poter garantire la fruibilità e l'accessibilità di questi corridoi secondo gli standard europei che ancora al sud purtroppo non sono raggiunti. Sotto questo aspetto è giusto rimarcare lo stato di attuazione dei lavori sulla Salerno-Reggio Calabria, un'autostrada lunga complessivamente 443 chilometri che ha subito negli anni degli interventi radicali. In Calabria la situazione purtroppo non è rosea perché ci sono ancora ben 82 chilometri di autostrada che devono essere realizzati e questo è un impegno che dobbiamo ovviamente favorire attraverso una interlocuzione molto precisa con il Ministero delle Infrastrutture. Non possiamo lasciare, per quanto riguarda l'autostrada, la Calabria al palo.